funebri. Buongiorno, eccoci qua. Vieni, vieni. Senta, questa dove la dobbiamo mettere? Mettetela là e aspettate che vi chiamino. Oh, attenti a non sgraffiarmi il muro, eh? Uh-huh. Tieni. Una sigaretta, eh? Brava. Grazie, no, stamane. Stamane no. Lo stomaco qui. Ehi, l'hanno già, eh? Sono quelli che hanno assistito all'esecuzione. Ah. L'ultimo è l'avvocato difensore. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Coraggio. Dove? Qui. Qui? Sì. Tieni le tue chiavi. Beh, ma la poteva mettere da un'altra parte, no? Oh, mi scusi, scusi tanto. Buon appetito. Ah, vuole una sigaretta? No. Io dovrei smettere per via della tosse, però purtroppo non trovo mai la forza. Ah, la busta, tante grazie. La metto qua dentro perché sta sul tram. Ehi. Senta, per favore, sa dirmi a che ora passa il primo tram? Tra un'ora circa. Quei signori me lo darebbero un passaggio sul furgone? E che ne so, lo domandi a loro. Grazie. Hai visto il boia? Sì, sì. Lo stavano pagando. Quanto prenderà per farlo? Che ne so io. Certo che sembra una persona normale. Se io lo incontro al caffè o al cinema non me ne accorgo mica che è un boia. A me in fondo mi è simpatico. Sì? Domandala a questo se è simpatico. E che vuol dire? Eccolo. Salute a lei. Senti, perché non gli dici di salire? Così ci racconta tutto. No, no, io non gli dico niente. A me mi fa senso. A me invece mi fa pena. Ma lascialo stare. No, no, aspetta un po'. Guarda che me ne vado. Senta, senta. Le possiamo dare un passaggio se non va troppo lontano? Ah, certo, mi farebbe proprio un gran favore. E chi il primo tram? Ma non vorrei disturbare. No, ma le pare. Aspetti, salgo io per primo, scusi. Venga, venga, si accomodi. Molto gentile. I tempi sono cambiati, ve lo dico io. Una volta si lavorava con gente più coraggiosa. C'è stato un tizio che all'ultimo momento, lo vede questo orologio? Lo sa che il mio collega non voleva che lo portassimo con noi? No, no, è che così, senza conoscerla... È sempre la stessa storia, noi siamo degli incompresi. Quel tizio, dandomi l'orologio, mi ha detto, maestro... Ma quello era già seduto sulla sedia e con i ferri intorno alla... Sì, sì, senta, maestro, lo tenga per mio ricordo. E mi scusi se l'ho dovuto disturbare a quest'ora. Ecco, è là, fermi. L'umanità è in declino. Adesso quando apre la porta. Bene.
Molte grazie. Ve lo posso offrire un caffè? Volentieri, con piacere, andiamo. Non si rifiuta mai. No, no, Alvarez. Dove vai? Dietro ci sono i parenti. Non possiamo, grazie. Già, è vero. Salve. Mi dispiace, amico. Buon proseguimento. No, siccome il signore prende la metropolitana, noi andiamo via subito. Ehi, ha dimenticato la valigia. Ah. Ehi! Dai, cerca di raggiungerlo. No, io no. Dai, tu sei più giovane. Portagliela tu che sei suo amico. Io? E quando ce la faccio a fare quella scala con l'asma che ho? Eh già, trovi dai, sempre dai. Una scusa tu. Dica! Vuole. Buongiorno signore, è per il signor Amadeo. Vada, vada, interno c'è. No, no, la lascio qui, gliela da lei. No, guardi che a me non mi lascia niente, questa è una casa onorata per sua regola. Guardi come parla, eh? Io non c'entro niente con questo. Oh, santa vergine del Pilar. Ma tu, guarda. Mi cerca? Ah, scusi tanto. La portiera mi ha detto interno C, ma forse si è sbagliata. Questo è l'interno C? No, io cercavo il signor Amadeo. Si è arrivato ora. È la sua valigia. Mm. Papà, ti hanno riportato la valigia. Ah, è lei, s'accomodi. No, no, grazie, devo andare, è qui. Entri, non disturba mica. Ah, che testa che ho. Stavo appunto per telefonare alle pompe funebri. Sono venuto a cercarlo nella metropolitana, ma lei era già scomparsa. Gradisce una tazzina di caffè? Un bicchiere no, no, di non cognac? Si disturbi. No, ma le fa, il caffè è già fatto. Si sieda, grazie. Si sieda. È il signore che mi ha dato un passaggio, guarda. Questa è Carmen, mia figlia. Ah, molto piacere. Piacere mio. Ma prego, s'accomodi. Grazie. Questo giovanotto lavora nella migliore impresa funebre, sai, Carmen? Sì, ma adesso voglio andare in Germania per imparare a fare il meccanico. Perché? Beh, il suo almeno è un lavoro sicuro. Non ci sono mai crisi. Sì, anche quest'inverno con la polmonite abbiamo lavorato molto bene. Ma io preferisco un lavoro più moderno. Allora è buono? È un po' amaro. Ci metto altro zucchero. È molto buono, sai, è del carcere. Molto gentile. Le fa impressione, vero? Sì, un poco. Perché? Anche lei crede che la garrota sia... No, no, io non penso niente. Non la pensano mica tutti così, sa? Ora le faccio vedere. Maria! Tuo figlio è nel cortile che si sta bagnando tutto. Vallo a prendere. Non lo senti che sta piangendo? Niente, niente. Che bella giornata, vero? Sì, grazie. No, grazie a lei. Prego. E il suo fidanzato? No, questo è quello dell'orologio. Guardi, guardi. Legga qui. Legga. No, no, quelli lì sono parenti. Ah. Dalla forca alla ghigliottina. No, no, guardi, guardi la dedica. Ah, la dedica. Legga tutta sì. La dedica. Ad Amadeo, maestro della garrota, per la sua preziosa collaborazione. Corquera. Corquera. Un grande scrittore, un sì, accademico. Sì. E pensi che ha chiesto la mia consulenza. Sì, Una bella soddisfazione. Ebbè. Di tanto in tanto qualcuno ci rende giustizia. Beh, io adesso devo andare, mi aspetta il furgone. Ah già, è vero, quel poveretto. E come l'avete trovato? Come? Era normale, tranquillo, sereno. Mi fanno proprio ridere quelli che dicono che la garrota è inumana, che è migliore la ghigliottina. Lei crede che sia più umano sotterrare un uomo fatto a pezzetti? Veramente io non me ne intendo. Perché lei è un uomo per bene. Si deve portare rispetto al giustiziando. È già abbastanza disgraziato, no? E che mi dice allora degli americani? Mi dia la mano. Sì. Provi a toccare qui. Ah, no. Ha paura, eh? E qui ci sono solamente 120 ma volte. Ma papà, la vuoi smettere che sto stirando? Bene. Lo sa che la sedia elettrica ne ha migliaia di volts? Li fa diventare neri, li brucia tutti. Me lo dice dov'è l'umanità? Nella sedia elettrica? Io penso che la gente dovrebbe morire nel suo letto.
Sì, naturalmente. Ma dato che esiste la pena, qualcuno deve pure applicarla. Vuole ancora un po' di caffè? No, no, grazie. Senti, zio. Buona, bella, che zio deve andare via. Io mi scapperò di lì. Un'altra volta. Ma non ti è bastata quella che hai fatto stanotte nel letto? Un altro po' mi toccava dormire col salvagente. Insomma, vuoi dire a tua moglie che io mi sono stancato di questa situazione? È figlia vostra, no? E allora tenetevela. Perché io pago qui. E ho il diritto di dormire solo. E invece gira e rigira, tutte le notti io mi sveglio e mi ritrovo nel letto la bambina. E poi sarà un caso, ma la fa sempre quando dorme con me. E a me mi fa male dormire nell'umidità. Ma insomma, vuoi uscire? È un'ora che stai lì dentro. Io devo andare via. Meglio che te ne vai in cortile, adesso non posso uscire. Mi sono già lavato in cortile, non posso mica fare tutto lì fuori, no? Aspetta un momento. Porca... Eccola lì. T'ho chiesto per favore di farmi una frittata e me l'hai fatta bruciare. Qui si pranza alle due e vai a fare le gite con gli amici. La frittata te la fai da solo. È giusto, perché io non sono mica un cognato per te. Sono un pensionante, uno che paga. E allora se pago la frittata me la fai fuori orario. Vieni, vieni dalla mamma che dai fastidio allo zio. Per una notte che ti ho chiesto un favore. Sì, una notte sì, un'altra pure, è sempre la stessa storia. Nemmeno foste sposini in viaggio di nozze, ma dormite piuttosto la notte. Non lo vedi che mio fratello sembra una larva? Mi mancano 50 pesetas. Le ho prese io, per pagare il telefono. E che lo devo pagare solo io, per due telefonate che ho fatto 50 pesetas? Vieni. Tu non dici niente, vero? Vieni, che il parroco di San Luigi aspetta. Io te l'avverto, Antonio. Uno di questi giorni mi prendo la metà dei miei mobili e me ne vado. Non ti fare incantare, sei tu il fratello maggiore. Ah, il fratello maggiore. Quando si tratta di pagare, però sono io il fratello maggiore. Pagare, pagare, come se noi non facessimo niente per lui. Se non gli conviene che se ne vada, che ci resta a fare. Me ne vado, sì. Ti dà fastidio la mano. No, no, sta bene, sta muoviti, bene. Muoviti. Qui, tira un pochino qui sotto. Tu sempre zitto, eh? E certo ti fa comodo avere un fratello manichino. Se mi vedesse la mia povera madre... Le riprenderebbe un colpo, soltanto no, se mi vedesse la... No, perché io non sono un buono a nulla, come pensi tu. E un giorno ve ne accorgerete se sarò capace di fare una cosa importante. Tutti i giorni la stessa storia. Idiota, disgraziato, imbecille! Ma va a lavare il culo a tua sorella! Ma perché non le chiudi queste finestre? Non lo senti che odore c'è qui? Meglio che stiano aperte, c'è bisogno di cambiare aria. Per me io mi lavo, anche se il bagno è sempre occupato. Ah, non basta lavarsi. Certi lavori lasciano un odore che l'acqua non porta via. Buongiorno. Buongiorno. Abita qui José Luis? Sì. Sono Amadeo, le avrà già parlato di me. Che vuole? Siamo venuti a prenderlo. Antonio, c'è un signore che cerca tuo fratello. Ah, Amadeo. Guarda. Ma come si è fatto freddo? No, è per aiutare mio fratello. C'è Carmen? Sì. Carmen! Ah, vengo subito. Come si chiama quel marmocchietto lì? Maria Gesù. Ah, è una bambina. Già. Tieni, la vuoi la caramellina? E anche lei lavora in... No, io no, io no. Tuo fratello mi ha parlato tanto di lei. So che fa il sarto. Tagliatore, ecclesiastico, militare e diplomato. Ah, Antonio! Mi presti la macchina fotografica? Ma certo! No, ci sono dentro le fotografie delle bambine. Ah, vedo che avete la passione per gli uccellini. Per venderli? Non ne vende uno. Gli ho detto mille volte di mettersi a coltivare funghi, ma è come parlare a nulla. Quella è un'idea. Senti, passi per Rosales? Sì, no. Sì, sì. Un momento. Ah, bravo, te ne vai senza rifarti il letto. Me lo faccio stasera quando ritorno. Arrivederci. Consegna questo al tenente colonnello Ramirez, sì. Lo sta aspettando. A sì, Ferrasso, sì, lo sai dove abita. E divertiti. Che dici? Si sarà fidanzato? Speriamo davvero, perché io non ne posso proprio più venire qui con quel camioncino. Che cosa diranno i vicini? Speriamo che si sposi e che se ne vada. È normale, ma perché le misuri sempre la testa? Quello di mio padre non era un male ereditario. Ma insomma, come te lo devo dire? Che i nostri figli sono normalissimi. Quelli però gliela porta la birra. Serve tutti quelli che sono arrivati dopo di noi. Ci porta questa birra? E anche un po' d'acqua. Ecco il caffè che arriva. Spero che sia ancora ghiacciato. Assaggiatelo, ditemi se vi piace. Vi avverto però che se mi dite che non vi piace, mi arrabbio e non vi parlo più. Allora è buono senz'altro. È buonissimo, Carmen. Papà, squisito. Basta così.
Questa ragazza è un gioiello, figliuolo, te lo dico io. Attenti. E tu, buoni. Se mi alzo... E lasciali divertire. Insomma, amici, dato che abbiamo il furgoncino, non capisco perché non veniamo qui tutte le domeniche. Certo. Perché questo è un posto meraviglioso. E quando siamo di turno, io quelli che muoiono la domenica li metterei tutti in galera. Vuoi ancora zucchero? No, va benissimo. Magari me lo facessero a casa così. E invece quella bestia di mia cognata... Carmen, perché non mi prendi a pensione con te? Magari ci fosse posto, papà? Figliuolo, tu quello che devi fare è sposarti. Mettere su famiglia come fanno tutti. E vedrai che vivrai molto meglio. Glielo dicevo proprio l'altro giorno. Vero, Ignazia? Ehi, Ignazia. Che c'è? È vero che lui dovrebbe sposarsi? Scusa, mi ero assopita. Sai, dopo mangiata io... Il fatto è che poi bisogna pensare allo stipendio, alla pigione. La gioventù vuole la libertà, caro Alvarez. Certo, certo. La libertà. La libertà di prendere per il collo mia cognata. Oh, oh, attento strega. Alle cognate. Mi ricordo che 3 anni fa una avvelenò la sua e... Mi racconti com'è andata? Veramente davanti alla sua signora? No, non si preoccupi di mia moglie, tanto lei dorme. Allora, mi racconti com'è andata quella volta? Beh, è stata un'esecuzione un po' laboriosa. Papà, perché vede, quando sto per mettergli i ferri, mi accorgo che ha un collo da toro, grosso così. Insomma, i ferri gli stavano stretti. Eh già, certo, gli stavano piccoli, perché capisce, i ferri si mettono così. Giri la testa. Ecco, uno va così e l'altro così, vede? Che fai? Guarda quest'albero, dalla corteccia sembra sughero, vero? Sì. Ci saranno le pigne? Ah, il lago, che meraviglia. Il mare deve essere proprio così. Bisogna che mi decida a imparare a nuotare. Ti piace questo motivo? Sì, tanto, e a te? Balliamo? Io ho una gran voglia di andare in Francia. Perché non vai in Germania? Così ci potremmo andare insieme. Per me è la stessa cosa, basta che me ne vada. Ah. Sono così disgraziata. Perché? Carmen, tu sei molto carina. Se io posso fare qualche cosa per te... Beh, non lo capisci. Quando i giovanotti sanno che sono la figlia del boia, sì, mi piantano in asso. E allora io? A me invece le ragazze mi piantano quando sanno che faccio il becchino. Ci abbiamo la stessa malattia. Si portino almeno la musica. E scostumati. Che bello qui. Mm-hmm. C'è una pace. A te dove piacerebbe morire? Morire? Sì. Io? Non lo so. Hai permesso? Eh? Ah, scusi. Ehi! Ehi, voi! Voi! Dateci un momento! Si vede bene l'aeroplano? Sì, sì, certo. Allora, venite o no? Grazie. Ci troviamo alla dogana. Tu, forza. Piano, eh? Piano, piano, che non si muova troppo. Ecco, così. Piano. Giù così, adesso. Così. Dammi quella che c'è. Questo deve essere per le bombe. Ma che dici? È un aereo passeggeri. Sì, sì, ma sono tutti preparati per la guerra. Coraggio. Appena pronti? Andiamo! Appena scoppia la guerra, aprono quello sportello e giù. Esce la bomba atomica. Può darsi. Adesso telefono a Carmen, se lei sta sola io me ne vado. E mi pianti qui solo, ho il feretro da consegnare. Dai, quando hai tu una ragazza lo faccio io a te, no? Gira, finisce sempre che me lo trovo sulle spalle. Perché? Io il morto. Chissà no, quando mi mio. Ricapita. No, di che mi sono sentito male. Vuoi dire che sono dovuta andar via? Eh? Sta calma, figliola, sta calma. Rassegnati. Ehi, piano per favore. Vada più piano che perdiamo la famiglia. Sì, portalo io. Mi dispiace, ma bisogna aprirlo. Ma i documenti sono tutti in regola. È il regolamento. La chiave, perché c'è. Bisogna aprire il regolamento. Sì, va bene. Io intanto telefono al cimitero che stiamo arrivando. La chiave, Anna, la chiave. La chiave, per sì, favore. Sì, ce l'ho io.
vuole che lo apriamo tutto? No, non è necessario. Grazie. Non è lui. Come? Ma non è lui. Ma come sarebbe non è lui? Sembra quasi una donna. Dammi la fotografia. Eccola qui, ma che vuoi fare? Ti dico che non che è lui. Che vuoi fare? Ma sì, guardalo. Lo vedi che non gli assomiglia? Si sono sposati per procura. Ma perché ha le labbra così rosse? L'hanno un po' accomodato, per questo che non lo riconosce. Non è come la fotografia. Sta tranquilla, figliola, è il tuo Johnny, è lui, sta tranquilla. Ah, sta venendo? Grazie, signora. Mi scusi se ogni tanto la disturbo, ma sa, una cosa urgente di famiglia. Ciao, Carmen, come stai? C'è tuo padre? Sì. Allora non ci vediamo. Ah, esce. Beh, se esce appena finito, vengo da te. E io sono qui all'aeroporto. Le fotografie? Quanto? 20 pesetas. Ho una bella sorpresa per te, una cosa che ti farà piacere. Una fotografia di Charlton Heston. Charlton Heston. Quello che ha fatto il Ben-Hur. Sì. No, stava qui all'aeroporto stamattina e io l'ho incontrato. Ah, è qui? Ma no, è uno scherzo. Sì, l'ho incontrato, gli ho chiesto una fotografia con autografo su, per andiamo, te. Andiamo, che ci stanno aspettando. Ah, ciao Carmen, adesso devo andare, ci vediamo fra poco. Sai, l'hanno truccato come una bambola. Chi? L'americano, non l'ha riconosciuto neppure la vedova. Sì. Non è lui. Può passare. E questo chi è? Un ciclista. Ah. Ha vinto un sacco di corse, sai? Sì. Ma poi è scappato come gli altri. Sono più bello io, eh? Eh? Così, no? Così. Ti preparo il caffè? Come vuoi, amore. Torno subito. Lo vuoi nero o con latte? No, no, nero, nero, come al solito. Carmen? Sì? Lo strappo? Che cosa? Il ciclista. Oh sì, amore. Lui, la bicicletta, tutto quello che vuoi. Ormai non mi importa più. Carmen! Senti! Finalmente abbiamo la casa! Sono già nella lista! Carmen! Carmen! Sì, papà. Carmen, mi hanno assegnato l'appartamento. Mi hanno riconosciuto il diritto come impiegato dello Stato nella lista dei servizi speciali. Andiamo subito a vederlo. Guarda, guarda, sono tre stanze. Riscaldamento e... Che ti prende? Non ti fa piacere? Sì, molto certo. Lì starai fra gente nuova, giovane. Papà. Eh? Voglio bene a José Luis. Ne sono proprio contento, è un ragazzo molto buono, molto educato. È qui, vuole parlare con te. Qui? E dove? Lì. Non mi sento bene. Ti fa male la testa? E sei spogliato. Canaglia, vergognato. No, un momento, quando si trova uno così si pensa subito a male, ma... Vestiti! Sì. E io che portavo una bella notizia. Disgraziata, disgraziata, nella mia casa è nuda. Papà, non esagerare, non sono nuda. Che cosa penseranno i nostri vicini? Papà, non me ne importa niente di quello che pensano i vicini. Tanto lo sai come hanno sempre parlato male di noi. E poi sai che ti dico, a forza di starci attente, se rimane zitelle. Papà, José Luis non è un mascalzone. E io che oggi ero così felice, il più bel giorno della mia vita. E voi me l'avete rovinato, soprattutto tu, che sembravi tanto per bene. Io per conto mio so di non aver fatto niente di male, signor Amadeo. Su, papà, prendi il caffè. Oh, qui non c'è che una soluzione. E io che volevo andare a vedere il mio appartamento, c'era una vista lassù. Si vedevano anche le montagne. Che peccato, che peccato. Si è arrabbiato. Perché gli hai detto che ero qui? E che gli dovevo dire? È meglio così. Se ti scopriva lui in quello stato, era capace di ammazzarti. Carmen, io me ne vado. No, no, aspetta, aspetta. Devi parlare con lui, dirgli qualcosa. Io? E che gli dico? Quello che vuoi, che ne so io. Digli che vogliamo sposarci, eh? Sposarci? E glielo soltanto per tranquillizzarlo. Che diamine. Anche se non è vero.
signor Amadeo, mi dispiace per quello che è successo, ma io sono pronto a darle una soddisfazione più grande di quella della casa. Io sono un uomo d'onore, signor Amadeo, e chiedo la mano di sua figlia Carmen. Scusi. Basta, adesso a lavorare. Questo non è mica un cabaret. Tieni, disgraziato, hai messo i figli sconsolati e questa invece era una zitella. Ricca? E perché, non hai visto? E allora ci metto José Luis, figlio adottivo. Di, hai parlato col padrone? Sì, ma non c'è niente da fare, andiamo solo in cinque. Per una volta che c'era da prendere una trasferta, quello ce l'ha con me. Che cosa c'è? Su, su, va a parlarci. Ma no, cerca di portarla via con te. E dove la porta? Al Camposanto. Ecco perché volevi andare in trasferta, eh? Dammi quella coi cugini affranti. E i candelabri? Sì, sì. Fernando, porta questi candelabri, che la guardo io la dinamo. Cerca qualcuno, signorina? Sì, José Luis Rodriguez. José Luis, ti vogliono. Non potevi aspettare a casa, sto lavorando. Questa macchina deve uscire. Tieni. Allora, sì o no? Sì. Reazione positiva. Vuol dire che è sicuro? Sì. Possono avere sbagliato. Anche a me l'anno scorso mi hanno detto che c'avevo il tifo. E invece era varicella. Non pensare a me, fai tutto quello che vuoi. Eh sì, certo, come no, tutto quello che voglio. Ma io devo andare in Germania. In un anno posso diventare un buon meccanico. Ne ho abbastanza di questo lavoro. Porca miseria. E adesso come faccio? Lo so che tu pensi che la colpa... È la colpa. Insomma, secondo te cosa dobbiamo fare? Intanto potrei partire da solo. E appena mi sono sistemato ti chiamo. Il bambino? Il bambino. Il nipote d'un boia. Ma che c'entra mio padre con tutto questo e con il bambino? C'entra, perché se dovesse nascere con l'istinto del nonno, sarebbe meglio che non nascesse. Non dire queste cose. Basta, basta. Prego. Su, su. Prego. Avanti. Su. Stefania, sta attenta ai fiori, salta.
Su, avanti, in piedi, alzatevi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Miei cari fratelli, celebriamo il sacramento del matrimonio, indispensabile alla perpetuazione del genere umano. Esso è concesso a tutti, se non sussista alcun impedimento. Venne istituito da Dio nel paradiso terrestre e santificato dalla reale presenza di Cristo nostro Signore. È uno dei sette sacramenti di Santa Madre Chiesa e conferisce dignità grande all'unione tra l'uomo e la donna. Concede la grazia a chi lo riceve con animo puro e a chi vi si accosta. Orlo. Ve l'ho già detto tante volte che l'organo è stonato. Poi succede come oggi che l'Ave Maria non mi riesce comodamente. Va bene. Non ti mangiare i ritagli dell'ostia, tu. Senti, sequenza. L'hanno dimenticata i signori dello sposalizio precedente. Non questi qui, ho detto quei signori. Che imbecille. Per favore, silenzio, vero? Ricordiamoci che siamo in chiesa. Per favore, i soldi, che ho spettacolo stasera. Adesso. Di un po', dove canti ancora lo Scheherazade? Io aspetto sempre di vedere la bella Flores. È tutto quello che ho racimolato a te e a lei. E per questa miseria io mi sono rovinato la gola. Andiamo, che va benissimo. Padre, aveva ragione lei, come sempre. Il padre della montagna. Capito, papà? Mi dispiace, ma me ne devo andare. Oggi abbiamo due servizi prima delle 11. E non resti a mangiare con noi? Beh, no, ma rimango in Ignazia e i ragazzi. Ma allora come vuoi. Vestito, ciao. Lo restituisci tu. Domanda di Menes, digli che ti manda al Vanez, siamo buoni amici. E fatti fare lo sconto. Grazie. Bell'augurio mettersi proprio questo vestito per le nozze di sua figlia. E quello da cerimonia. Ci ho fatto solo 3 o 4 servizi in 5 anni, è nuovo. Già, per lei è uguale. Ti senti male? I padrini? Eccomi qua. Ah sì, padrini. Firmo come Ignazia o come Igni? Come firma normalmente. Senta, per favore, vendono gelati qui vicino? Non lo so, signora, non lo so. Ho voglia di gelato. Dopo, amore, dopo. I testimoni? Sì, i testimoni. Antonio! Antonio! Va presto. Antonio. Che qui fa un caldo. Aspetta, non dovevamo Antonio. Venire, te l'avevo detto. Non te ne ma tu non andare, mi stai Antonio. A sentire? Avanti, muoviti adesso. Ma che fai? Aspetta! Aspetta, ma stai zitto! Antonio! Devi firmare! Antonio, devi firmare e poi andiamo subito a pranzo. Ma non starò mai a tavola con un boia, hai capito? Mai! Andiamo, Antonio! Senti, cos'è lui? Siamo già venuti in chiesa. Sì. Cerca di capire, a noi certa gente non... Perché noi siamo persone per bene, andiamocene. Per favore, venite a mangiare un boccone con noi e poi devi firmare, sei un testimone. No, tu non firmi niente, perché il nero su bianco rimane, no! Non c'è nessun altro, se tu non firmi, il matrimonio non è valido. Che gli dico a quelli? Va bene, firmo, ma che non se ne parli più. Ti ho avvertito, non mi hai dato retta. D'ora in avanti tu per la tua strada e noi per la nostra. Antonio, non firmare niente, non firmare niente, te ne supplico. Un giorno le tue figlie avranno vergogna del loro padre. Antonio, pensa alle bambine! Oddio! Antonio, vieni qui! Tuo fratello è sempre stata la tua rovina! Il nostro nome accanto a quello di un boia! Madonna santa! Antonio, non firmare! Questo qui? Sì, signora. Su, nonno, che siamo arrivati. Terzo piano. Questo è un quarto. Non potevano darmelo al primo? Ma questo palazzo ha l'ascensore, papà. Già, e poi quando si guasta l'ascensore, io che faccio? Poteva rimanere giù, no? Così non si stancava tanto. Guarda quanta luce e che panorama. Questo è il terzo piano, interno 10. Per me è il quarto. Cucina, stanza da bagno, living, sala da pranzo con terrazza, una camera da letto. Questa è la mia. Allora tu che dici? Bellissimo. No, bello è bello, è che così non finito non capisco bene. Ma dove sta la cucina? Eccola la cucina. Ah, questa? No, mio caro, dalla porta, comincia ad abituarti. Giusto. È disposta bene, vero? A 2 passi dalla sala da pranzo. Guardo la pianta e ve lo dico. Abbiamo anche la terrazza. Quando fa caldo possiamo mangiare all'aperto. Amadeo, guardi che meraviglia. Oh, sta attento che ti rompi l'osso del collo. Vieni via di lì. E noi dove dormiamo? Qua? No, quello è l'appartamento dei vicini. Ah, non è nostro. Beh, se non hanno bisogno di me, io me ne vado. Prego. Molte grazie. Salve. Tante cose. Ehi, che fai? Vuoi anche un giornale? Ma proprio davanti a casa mia la dovevi fare? Vai via! A farla a casa tua, là. Se ti denuncio ti mando in galera, sai. Ti passa la voglia di farla all'aperto. Questo è l'armadio, il comodino. Tieni un momento, scusa. Sono le misure giuste?
Senti, perché non la mettiamo qui la camera da letto? Il letto c'entra giusto giusto, guarda. No, no, qui è meglio la stanza da pranzo. È l'unica stanza con la terrazza. Vedi che meraviglia, si vede fino a Guadalajara. Va bene, ma noi dove dormiamo? Beh, qui dentro. Come, senza finestre? Ah, già, hai ragione. Perché non la cambiamo con quella di tuo padre, eh? Poveretto, perché? Non sta bene, così vecchio. Appunto, lui ha meno bisogno di aria di noi. Noi siamo in tre. Ci abbiamo anche il bambino, come respira? Dai, diglielo, va. No, no, diglielo tu. A te dà più retta. Amadeo! Amadeo! Ha visto questa camera? È la più riparata per l'inverno. È caldissima. Mi pare che papà starebbe meglio qui. Sì, è molto più comoda. No, no, io non mi muovo di qua. No, no. Beh, vado dove mi volete mettere. Senta. Io mi adatto dappertutto. Per è me lei è lo il stesso. Guardiano? No, signora. Ci hanno detto che era qui. Non è questo il terzo piano a destra? Un terzo che poi è un quarto. È il nostro. Ma come il suo? No, è il nostro. C'è scritto qui, è quello che ci ha dato il patronato. Faccio un po' vedere. È nostro. Che vogliono? Dicono che questo appartamento è loro. Certo. No, no, signora, è nostro. Io già sto prendendo le misure per no, i mobili. No, guardi. Non può essere lo stesso appartamento. Ma su, non dargli retta a queste sceme. Lasciale sì, perdere. Aspetta, non ti arrabbiare. No, no, questo è l'appartamento nostro. Nessuno ha fatto un posto. Sono due anni che noi aspettiamo questo appartamento. Ma è stato assegnato a noi. Io prendo la retta. All'amministratore. Sì, sì, sono tutte e due funzionari, certo. Uno è dei servizi speciali. Sì, le domande portano la stessa data. Ah, un momento. Senta, mi dicono che lei andrà in pensione fra 3 mesi, vero? Solo per limiti di età. Sono ancora in gamba e potrei continuare. Allora l'appartamento è delle signore. Le case saranno finite quando lei sarà già in pensione. E la mia figliuola? La metto in mezzo alla strada? Un momento, un momento. Sì. Questo signore ha una figlia? Sì, sposata, credo. Sì. Allora non è a carico suo e quindi dato che adesso va in pensione non ha diritto. Ma no, è nubile. Nubile? Questo sì, sì. È il mio dramma. Mi chieda un po' qual è il mio mestiere. Quando lo trovo, un imbecille che sia disposto a sposare allora, mia figlia? Ma allora questo signore che cosa rappresenta? No, no, io non c'entro, io sono l'incaricato dei mobili, stavo prendendo le misure. Per il momento l'assegnazione resta a questo signore, che l'avviseremo noi quando ripresentare sì, la domanda. Ma se buon pro gli faccia, andiamo via. Sì? Vieni via tu. Non li guardare, grazie a Dio noi siamo delle persone per bene. Beh, lei mi porti i documenti che sua figlia è nubile, perché il regolamento... Te l'ho detto che questo è il mio dramma. No, no, dico, il regolamento parla chiaro, o figlia a carico o funzionario in servizio attivo, capisce? Servito. Signore, servito. Grazie. Grazie. Vedi, figliolo, una volta fatta la domanda, l'appartamento non ce lo leva nessuno. Sì, coraggio! Sì. Tu aspettaci qui. Sì. Che ti prende? Che hai? Che c'è? Non posso. Non me la sento. Ma allora perché siamo venuti? Ha ragione. Eravamo d'accordo o non eravamo d'accordo? Sì, sì. E allora andiamo. Tanto solo entrare, non è che ti comprometti. No. Carmen, tu non gli dici niente? Che devo fare? Che cosa vuoi che ti dica, amore mio? Sì. Fai quello che vuoi, non ti devi preoccupare per me. Io l'ho detto per il bambino. Certo, certo. Il bambino. Andiamo. Ah, così va bene, caro. È l'unica soluzione. Arrivederci, amore. Addio, papà. E io vado a comprare delle cosette per il bambino. E per te qualche camicia. Ah, il numero di collo qual è? Non mi ricordo. Non te lo ricordi. Papà, che numero ha di collo José Luis? 41. Sì, 41. Va bene, arrivederci. Ma no, dove vai? No. Dove vai? Vieni Beh, qua. No, no. Ma che succede? Deve essere in pace. Non posso, non posso. Che ti succede? Che razza di Torniamo uomo? Domani, un altro giorno. Ma che domani e domani? Lo vogliamo questo appartamento o non lo vogliamo? Ma sì, lo certo. Vogliamo. Sei d'accordo anche tu, vedi? Ma come si fa a dimostrare che tua moglie è nubile? Ma lei non può dire che non vuole rinunciare al posto. Magari. Io sono ancora in gamba. Ma il regolamento è il regolamento. Ma papà, siediti e finiscila con questo strazio. Io sono stanca, stanca, sono arcistufa di tutti e due, lo volete capire? Un impiego statale con diritto all'appartamento e lui niente. Vieni. Ma non capisce che non sono capace di ammazzare nessuno? Non ho mai ammazzato una mosca io in vita mia. Ma che mi racconti? Se hai sempre lavorato con i morti. Sì, ma sono morti per conto loro. Io non li ho conosciuti da vivi. Sono morti di morte naturale. E chi li aveva mai visti prima? Andiamo o non andiamo? Deciditi. Sono quei due.
È lei che vuol fare il boia? No, ah? Io no, è lui che vuole. Ah, lui, capisce, per non perderlo, abbiamo pensato che se il mio posto lo prendeva sì, lui. Sì, sì, ma questa domanda è incompleta, questa domanda è incompleta, manca la marca da bollo, capisce, manca la marca da bollo. Non sapevamo da quanto, se 1,50 o 3. 3 pesetas. Ecco. E la firma? Prima volevamo manca essere firma, sicuri. Lascia perdere il gelato, tu firma. Con questa mossa la Cina ha vinto il campionato, ha vinto il campionato. E insomma, non perdiamo tempo, il giovane sa scrivere o non sa scrivere? È intelligentissimo, ha quasi finito le scuole medie. E allora coraggio, giovane, su. Sì, va bene. E quando l'avrete portatemi il certificato penale del giovane pulito, 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 bello, bello, bello. Lo sapevamo. Tu pensa alla mossa. Va bene. Ecco il certificato penale, tenga. Come, come, come? Pulitissimo. Già ce l'ha, che organizzazione. Adesso le manca soltanto... Pensa alla mossa, pensa alla mossa. Beh, il permesso del padre non serve perché lei è piuttosto cresciutello, direi. Sì, ma l'anno scorso ho avuto la varicella. Ma, che ma non gli dia retta, è sano come un pesce. Un certificato di buona condotta ce l'ha. Due. Vediamo, vediamo. Uno del parroco benissimo. E l'altro dei carabinieri. Benissimo. E adesso manca soltanto il congedo del distretto con tutti i suoi bei visti regolari, eh? La sua. È naturale, sì. No? Lì ci deve essere anche la mia pratica. Bei tempi. Ecco, è il numero 37. Come il numero 37? Certo, ci sono gente... altre 36 persone prima di lui. Allora non ci sono speranze. Ah, senza una buona raccomandazione, non ci speri, non ci speri. Ma noi non conosciamo nessuno. Ah. Non ti preoccupare. Prego, arrivederci, prego. E grazie. Io ho un amico, ti ricordi? L'accademico Corquera, l'autore... No, buongiorno. Arrivederci. Arrivederci. Alla forca, alla ce ne sono troppo. Vedrai, vedrai, amore. La mossa. Visitatori della Fiera del Libro, in questo momento dedica le sue opere nello stand numero 25 lo scrittore ed accademico José Corcuera. Scusi, è qui che dedicano i libri? Sì, signora. C'è il signor Pemán? No, oggi c'è il signor Corcuera. Lo stesso, no? Sì. Signor Corcuera, queste signore... Ma certo, con vero piacere. Cioè, è per la nostra nipotina. A nome di chi? Elenita San Thomas. E qual è? E quel signore coi baffetti. Ma no adesso, sta firmando dei libri. Non pare che a me non dice di no, scusi, no. Per caso non sanno mica di che umore è quel signore che sta firmando. Che ne sappiamo noi, scusi. Tante grazie. Grazie. Avanti, vieni, vieni. No, no, ci vada lei. Senza raccomandazione non ti prenderanno mai. Ma è meglio che ci vada solo, io non no, lo conosco. No, andiamo insieme, non fare storie. Vada lei, casomai mi chiama. Signor Corcuera, quelle signore se ne sono andate senza pagare. Lo segniamo sul suo conto. Beh, questo è l'inconveniente delle firme. Viene la gente, ci prende i libri e poi... Senta, Mandrake, è uscito. No, non è uscito Mandrake, va via, va. Come va? Torno. Come sta, signor Corcuera? Benissimo. Non si ricorda di me? Sì, come no, certo. Ecco. Lei vuole una firma, No, lei già. Ma questo è già firmato. Venga, venga, Elena. Oh, ma sì, certo, come va? Sempre in esercizio? Sempre eh? Sulla freccia. Le interessa? Cosa? Ah, il libro? Storia della civiltà americana. Sì. Quanto costa? 350 pesetas. Quanto? 350. Ah, 350. Beh, no, un po' caro. Prego. Grazie. No, faccia lei, io vieni. Aspetto qui. Quel povero figliolo è molto timido, ma verrà, verrà. Sa che la trovo conservata bene, lei. Meglio di me. È il migliore sulla pittura italiana. Allora, interessante, cosa? Vero? Lo compra? Questo? Che? Storia della civiltà americana. Ah, già, è quello di prima. Quanto costa? Ma gliel'ho già detto prima, 350 pesetas. Ah, no, no, è un po' caro. Beh, ci penso un po', casomai ritorno. Vieni! No, no! Ma ti decidi? Mannaggia! Vieni! Allora, c'è stato molto lavoro in questi ultimi tempi? No, regolare. Quello che ha strangolato la moglie e i figli. Ah, e la guardia giurata. Era un bravo uomo. Davvero. E questo? Ah, mio genero, l'illustre signor Corcuera. Come va, giovanotto? Vediamo un po' che posso fare per lei. No, niente, era per vedere se si riusciva ad avere l'appartamento. Lo sente, non vuole? No, no, scusi, non voglio. Tanto, ma mi vuol spiegare i motivi per cui lei non vuol seguire la tradizione? Giusto. È una questione di dinastia, vede? In Francia, in Inghilterra, il posto è passato sempre di padre in figlio e dai figli ai nipoti. Sì, ma io sono il genero, non c'entro niente con la dinastia.
Io le volevo domandare se a lei sembra giusto che io accetti questa professione, questo mestiere. Io non ho niente da obiettare, lei può fare quello che vuole, ma la società avrà bisogno di un esecutore della giustizia, certo, che sia lei o un altro. Lo vedi? Ma io penso che la società abbia bisogno di un uomo più pratico, più sicuro, più deciso. Ma se lei me lo consiglia, se lei pensa che io sia il tipo, va bene. Vuol dire che all'ultimo momento posso sempre dare le dimissioni. Ah, no. Se io la raccomando, lei non può farmi fare questa brutta figura. No, per carità. Lo raccomandi. Rispondo io di lui. È una persona onestissima, ti creda. Veramente non mi sembra la persona più adatta per... Ecco, non sono molto adatto. Perché invece non mi fa una raccomandazione per un altro posto? In Germania, per esempio, io vado a lavorare volentieri. Lasci stare la Germania. Guardi, io farò quello che vuole suo suocero, eh? Ma adesso perdonatemi perché devo tornare dai miei amici, dai miei ammiratori che mi reclamano. Chiedigli il libro. No, che si è arrabbiato, andiamo. Signor Corcuera, un libro. Ah, benissimo. Questo, A belle notturne. No, sì, dalla porta alla ghigliottina. Ah, no, già garota. Ce l'abbiamo. Che ci facciamo con due? Già ce l'abbiamo. Dunque, vediamo. Il suo nome? Il mio nome non importa. La firma, la sua firma è quella che mi interessa. Grazie. Al futuro. Poi, continuatore della tradizione familiare. Bene, molto gentile. Corcuera. Tante grazie. 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 Arrivederci. Gentile. È chiuso. È chiuso. Dici che è tutto. Che faccio? Io provo a ribussare. Non sa leggere? È chiuso. Scusi tanto, ragioniere. Non mi lei riconosce? Lei salta sempre fuori all'ultimo momento. Comunque è chiuso. Sì, lo so che è passata l'ora, ma siccome veniamo direttamente dal cimitero... Buongiorno. Ciao. Sì, guardi, che è vero. Tutti quei discorsi ci hanno fatto perdere un sacco non di mi faccia tempo. Tornare, signor Arveia. Lei sa che io cerco sempre di essere puntuale. Grazie. No, stia tranquillo, non è del funerale. Il morto non fumava. Insomma, chi è morto? E noi che ne sappiamo? Di prima categoria, non sappiamo altro. Insomma, andate al funerale e seppellite la gente senza preoccuparvi di sapere chi è il morto. Dai discorsi che hanno fatto, sembrava che fosse un bravo cristiano. Ah, sì, certo, i cattivi non muoiono mai. Servizi speciali, Oggi la pago, ma un altro giorno venga puntuale. È vestito come si deve. Non si preoccupi, signor Arveia. È tutta colpa dei discorsi. Prima uno, poi un altro. E tutti dicevano la stessa cosa. Che era buono, che era bravo, che andava a messa tutte le mattine. Sa, beh, arrivederla, signor Arveia. Grazie tante. Niente. Arrivederci. Salve. Straordinaria, assicurazione, mutua. Guarda, mi hanno dato anche gli assegni per il bambino. Mi pare che questa volta ti sei proprio sistemato. Però qui non dice da nessuna parte che sei un boia. È segreto, non lo sa neanche il cassiere. E tu volevi andare in Germania? Signorina, sempre a sua disposizione. Deficiente. Beh, a pensarci bene però, sei un bel furbacchione. Perché? Ma come? Sei riuscito ad avere due impieghi, ti hanno dato la casa. Ah. Uno di questi impieghi, l'unica fatica che fai è di venire a ritirare la busta. Si vede che io porto fortuna, da quando mi hanno dato il posto... Non c'è stato un delitto nemmeno per futili motivi. Sì, porti fortuna a te stesso. Senti, dov'è quel negozio? Quello dei materassi, non hai detto che ti fanno lo sconto? Ehi, lo sai che ti stai imborghesendo? Se ti vuoi divertire, perché non vai al giardino zoologico a vedere le scimmie? Dico a te, di fronte che sono due ore che quasi mia moglie. Calma, me ne sono accorto, sai. Calma. Sai che non mi sono calma. Signore, stia calmo, non si arrabbia. Guardia, che cosa mi creda. Che è successo? State calmi, ditemi almeno che è successo. Questo deficiente, dai i numeri, dice che io mi permettevo di guardare sua moglie. Guardare non è peccato, magari il signore voleva fare un complimento alla sua signora, vero signore? Mi metto un accidente, c'è modo di guardare una signora, amico. È tutta la mattina che spoglia mia moglie con gli occhi. Ma il signore non si sarebbe mai permesso. La guardava con un certo interesse perché la signora è molto bella. Lei lo capisce, la guardava così, senza cattive intenzioni. Come si guarda un bel quadro, eh? Si può sapere chi è? Perché è vestito così? Ah, io sono un funzionario dello Stato, ma non si faccio vedere chi sono io. E adesso andiamo tutti e tre al commissariato. No, il commissariato. Io sono ammazzo. No, la pistola no. Oddio. Andiamo al commissariato. Ma no, avanti, datevi la mano. Ma che mano, io non do la mano a nessuno. Fatelo qui per la signora che sta a disagio. Su, Pepe, andiamocene. Su, datevi la mano e metteteci una bella pietra sopra. Sì, è meglio che me ne vada, perché se mi monta il sangue agli occhi io glieli faccio neri gli occhi. Questo sarai tu. Andiamo, Pepe, lascia perdere. Ti ha seduto. Te l'ho detto mille volte che non devi uscire di casa scordato. Finisce che la colpa è mia adesso, certo che la colpa è tua. Non si devono guardare le signore a quel modo, perché sennò poi i mariti si offendono. Ehi, senta, per favore, dove va? Che c'è? Che succede? Se ne sono andati senza pagare la birra. Ah, non si preoccupi, non lo chiami. Come non mi preoccupo? Gliela pago io la birra, quanto 22,50. 22,50? Accidenti, ma cosa hanno bevuto? Tutto il chiosco? Sa, con questo caso. Che succede? Che succede? Non hai visto che litigavano?
Si comincia così e si finisce con un delitto di sangue. E te che c'entri? Ma proprio non vedi l'ora di vedermi all'opera. Beh, i soldi li prendi però. Cose da pazzi. Bisogna essere imbecilli per chiederci perché siamo vestiti così. Perché è il nostro mestiere, dobbiamo pur mangiare. Anche i ministri si vestono da beccamorti per le cerimonie Amare. Importanti. E lei non ci stia a pensare. Purtroppo sono cose che capitano tra donne e uomini. Un marito geloso, è la solita storia. Ma io quella la conosco, sapesse come ci sta. Ah, sì? Allora auguri. Lo vedi il nonno? Un momento! Vengo! Eccolo qua! Ah, quanto è bello! Venga, venga. Ti piace? È magnifico! Come l'hai comprato? Di gomma a piuma o a molle? No, a molle, perché quelli di gomma d'estate tengono molto caldo. Senti com'è morbido. Dove lo porto? Amadeo, adesso con quello nostro vecchio starà come un patriarca. Dai un bacino. Non toccare il bambino, lavati prima le mani. Ma no, non c'è pericolo, era uno che è morto di vecchiaia. Dov'è il giornale? Al solito posto. Nessuna novità? Ah sì, Fabiola è incinta. Carmen, perché lavi le tue calze nel lavandino? C'è sempre un disordine qui dentro che non ci si rigira. Il bagno è sempre pieno di roba appesa. E dove vuoi che le appenda? Sulla terrazza ci fanno la multa. Sembrava tanto grande. Io l'avevo detto però, il bagno doveva essere questo. Mi portate via la stanza. E adesso mi vorreste mettere nel gabinetto. Sono proprio... E la cronaca nera? Non lo so, ce l'avrà papà. Dove lo metto questo? Sì. No, no, lo dia pure a me, grazie. Lo porto io. Carmen, dagli una mancia. Non posso fare tutto io. Ci sono novità? Niente, tutto normale. E l'assassino della mondana? È scappato, non riescono a trovarlo. Meno male. Venga. Ma presto a mettermelo sotto che ho i reni a pezzi. Carmen, aiutami. Il portiere di un albergo uccide la moglie... È un cameriere. Sta tranquillo, li aveva sorpresi in flagrante. Sì, ma questo lo condannano a morte. No, si tratta di un delitto d'onore, se la caverà con poco. Uno che mi ha fatto prendere uno spavento. I giornali hanno l'abitudine di allarmare la gente. Però questo in Inghilterra l'avrebbe impiccato. In Inghilterra sì, ma qui sono molto meno severi. Su, fate presto, che sto gelato. Lo sai, lui se ne intende davvero di queste cose. Finché avranno finito il processo, chissà quante cose possono succedere. Sì, ma un giorno o l'altro, a me con tutti questi spaventi mi vengono i capelli bianchi. Imbecille, cosa te ne importava delle corna? Si vede che tuo marito non ha fatto la guerra. Cominciamo per piacere, vero? Trema come una foglia ed è la cosa più semplice del mondo. Arrandogli a bruciapelo. Dunque. Articolo. Grazie, figliuola, grazie. Articolo. Ah sì, 449. Il marito che uccide la moglie. E non leggere che ti fa male agli occhi. Di onore. È stupendo, non trovi? Ah, questo non si deforma nemmeno se ci si corica un elefante. Ah, beh, molto gentile, mi vedi proprio come un pachiderma, vero? Non peso mica tanto, sai. Ma che fai? Sei matto? Ma se mi piaci perché sei una cicciona. Perché ti salta in mente? Carmen, mi è venuta un'idea. Che cosa? Lo inauguriamo. Su, andiamo che devo rifare il letto, lasciami stare. Ai. Bello. Carmen. Bello. Carmen. Stupido. No, che devo preparare la pappa al bambino. Ti prego, non fare così, cos'è Luis? Sta buono, amore, sta buono. Chiudi almeno la porta, chiudi che ci sentono. Mamma! Mamma! Buono! Gioca col nonnetto, eh? Sei buono, sei qui col nonno. Tito, gioca col nonno. Cos'è Luis? Cos'è lui? Mamma. Cosa? Mamma. Stanno suonando. Bello. Stanno suonando. Chi è? Una lettera. La passi sotto la porta, per favore. Ma è una raccomandata. Rodrigo, cos'è lui? Sì. Deve firmare. Ah, sì. Qui. Grazie. Mi scusi, ero nel bagno, non ho la giacca. Un'altra volta, Arrivederci. Papà. Proprio adesso la doveva portare. Papà. Buono, Luisito? Zitto, eh? Ah, dove eravamo rimasti? Dove vai? Di chi è quella lettera? Del ministero. Che dice? Ma che ti prende? Cos'è Luis? Carmen! Carmen!
succede? Carmen! Dite che dice? A me! Che hanno succede? Chiamato. Che c'è? Oh, papà, è la chiamata per un'esecuzione. Calma, calma. Oddio mio, che disgrazia, calma. Doveva arrivare proprio adesso, eravamo così felici. Calma. Non piangere, non ti preoccupare, io scrivo subito per dare le dimissioni. Tu non hai mangiato niente. Vieni qui, dammi l'avviso. Mi dimetto. A dimettersi c'è sempre tempo. Se ti dimetti adesso perdiamo l'appartamento. Dove andiamo a finire? Per la strada. Tu fai presto, santo Dio. Non precipitare le cose, tanto lo graziano. Sai quanti viaggi ho fatto io a vuoto? Casomai, tu ti presenti e se non arriva la grazia, saluti tutti gentilmente e te ne vai. No, no, io non vado a salutare nessuno. Carmen, ti prego, convincilo tu. E che pensi a suo figlio? Amore mio, tu hai ragione. Se vuoi dare le dimissioni, dalle, per me non ti preoccupare. In qualche maniera ci arrangeremo. Vuol dire che ricomincerò a fare la sarta. Certo. Però trovo che presentarsi non è che ti comprometta. Eh sì, come no? Devi restituire tutto quello che ti hanno dato. Sì, lo restituisco. Non dire sciocchezze adesso, dove li prendiamo? Ma cosa vuoi? Che diventi un assassino? E per dov'è? Non lo so, papà. È a Palma de Mallorca. A Palma de Mallorca. Lì non ci ho mai lavorato. Se no ti presenterei a qualcuno. Preparo la roba. No, io non ci capisco più niente, ma che devo fare? Senti, amore mio, se vuoi dare le dimissioni, a me non importa, dimettiti. Ma se ti devi dimettere, tanto vale che lo fai là, così almeno vedrai Palma de Mallorca. No, io da solo non vado. Se vieni anche tu. Io? Se proprio vuoi, vengo con te, però... Però il viaggio costerà un sacco di soldi. E il bambino? Certo che a lui l'aria del mare gli farebbe tanto bene. Allora che hai Abbiamo deciso di andare insieme a Palma de Mallorca. In fondo non l'abbiamo mai fatto il viaggio di nozze. È una bella fortuna. A me mi mandavano sempre in certi brutti posti. Tu che dici? Mi compro un costume da bagno nuovo, può andare bene anche questo. Ma come puoi pensare a fare il bagno in questo momento? Scusa, cos'è Luis? Ma è la prima volta che mi capita di andare al mare. Io non la conosco, Palma di Mallorca. Hai visto? Concorrono anche le negre. Quella vestita di verde mi piace. Deve essere mulatta. Vero, José Luis? Ma cosa me ne importa delle negre? Ci deve importare delle negre e delle bianche. Sai, con la faccenda del concorso di bellezza è più facile che concedano la grazia. Mi ricordo che una volta a Cadice, sì, molti anni fa, graziarono un condannato per il carnevale. Sì. Figurati ora per il concorso. Che è un avvenimento internazionale. E già, è vero, c'è anche una cinese. Certo. Guarda, guarda che bello, e tu che non ci volevi venire. Sì, sì, va bene, andiamo. Stai attenta al bambino. Vedi? Ci sono già le guardie. Come le guardie? Ma si capisce, adesso ti porteranno al carcere. Buongiorno, eccoci qua. I documenti, prego. No, è lui il boy, è mio genero. Cos'è lui? Cos'è lui? Cos'è Luis? Ma dove vai? Vieni qui. Cos'è Luis? Aspetta. Andiamo. No, no, tu. Io non vengo. Non fare così. Non vengo, coraggio, non vengo. Che tanto arriva la Ma grazia, ma quale grazia? Mi stanno già aspettando. Coraggio. Io me ne torno a Madrid. No, Carmen, vieni che torniamo formalità. A casa. Non vuol dire niente. Ti portano Permesso. Al carcere Permesso. E poi ritorni. No, no, io non ci vado, ne ho abbastanza. Carmen, per favore, andiamoci. Dagli retta, cos'è Luis? Lui di queste cose è pratica. È disonesto da parte tua. Chi è il titolare dell'appartamento? Chi prende lo stipendio? Su, non fare il bambino. Va bene, certo, sì, però viene anche lei con se me. Se me lo permettono, volentieri. Ma non credo che me lo permetteranno. Ora lascia parlare a me, tu sta zitto. Vede, mio genero credeva di aver dimenticato qualcosa. Chi di voi due è José Luis Rodríguez? È un po' nervoso. Su, dagli i documenti. Venga. Ti aspettiamo qui? No. Tu adesso vai alla pensione e noi due ti raggiungiamo lì, Va bene. Amadeo. Senta. Glielo vuole spiegare, per favore. Lo so che non è permesso. Certo. Ma se io potessi accompagnarlo, sì. Sa, sono anch'io del No, mestiere. Non è possibile. Lo vedi, non Andiamo. Si può. Su, va tranquillo. Non essere ridicolo. Su, va. Andiamo. Cos'è Luis? La valigia.
e comportati da uomo, in bocca al lupo. Quante belle ragazze. Guarda, cos'è Luis? Cos'è Luis? Guarda papà, facciamo con la manina. Ciao. Papà! Papà! You can swim at the beach. Here to the left. Thank you. Tenete bambini e non fate troppo chiasso. Ah, senta. Dice la padrona, se questo signore che deve venire a pranzo viene adesso o più tardi. No, non credo che venga. Ma tu hai detto che tornava. Che c'è da mangiare? Insalata di pesce e poi torta di banane. Papà, tu hai detto che sarebbe venuto. Hai sentito? Insalata di pesce con gamberetti, cozze, pezzettini di calamari, aragosta e il tutto con salsa piccante. Sì. Da leccarsi le dita. Non starà troppo al sole questo bambino, secondo te? Mettigli un cappellino, Carmen. Dicano quello che vogliono del pesce del nord. Il pesce come qui non si trova da nessuna parte. Meno le sardine, certo. Carmen! Carmen! Cos'è, Luis? Carmen, tutto bene, tutto a posto. Da dove si sale? Lì, a sinistra. Di là. Dove? Lì, a sinistra. Per quella scaletta c'è una porticina. E cos'è Luis? Ce l'ha la valigia. La valigia? E che ne so io? Quell'imbecille è scappato. Bisogna avvisare i carabinieri. Dov'è il telefono? I don't understand. Il telefono, signora. È malato. Non devo fare niente. Attento. Calma. L'esecuzione non si fa più. Spiegati, sì. Racconta com'è andato. È malato grave. Io penso che muore, altrimenti perché aspetterebbero? Allora che facciamo? Ce ne dobbiamo tornare a Madrid. No, ma che Madrid? Guarda. La diaria, ma devo aspettare per vedere quello che succede. Prendi, se tutto va bene e questo tarda a morire, possiamo stare qui un mese intero. Ma lì che ti hanno detto? Questa è la diaria. Lei lascia l'indirizzo e non si muova da Palma fino a nuovo ordine. Benissimo, un momento. Preparate un'altra insalata di pesce, quel signore è arrivato. Sei contenta? Sì. È buona la pensione? Meraviglioso, fenomenale. Aveva ragione Alvarez, si sta benissimo. Davvero. Guarda che bello! Put your hat in your head. Come on, that's it. Smile. Ready? Okay now. Come on over here, you. Come on. Come on. Signore. No, no, è troppo caro. Signore. Can you take a photo of us, please? If I go with my friend. Ah, una foto. Can you? Sì, thank certo. You. Con questa. Thank you. Sì. Come on, under my hat. Wait a minute, wait a minute. Where are you going? Castanets. Oh, don't be jealous. Olé! Tedesca, eh? What do you say? La macchina, Germany. Yes, yes, in color. Molto buona. Uh-huh. No, no, più basso. Eh? Ah, sì, in basso. Uh-huh. Sì, lo so, lo so. Ecco fatto. Thank you. Thank you. Sì. Per favore, le dispiacerebbe fare una fotografia a me e mia moglie? I don't understand. Foto? Un momento, prego. Carmen. Troppo caro. Carmen. Vieni che la signorina ci fa una fotografia. Yes, of course. That's it. Grazie. Grazie. Oh, just molte a minute. Grazie. I need your address. Well, I have the photo. Ah, l'indirizzo per mandarcela. Io abito a Madrid. Poligono Sud, gruppo quarto, blocco 9, wait a minute. Terzo piano. Write it here. It's easier. Here, on my shoulder. Sì. Put it here. Arthur. Terzo That's it. Piano. Sì. Guarda, guarda quanto è bella, sì, gliela mandiamo. Sì, mandiamola ad Alvarez. Sì. Alvarez. Certo. Ecco, questo è l'indirizzo di Madrid, dove io Thank abito. You, goodbye. Arrivederla. Se ce n'è qualcuna signorina. Che ti piace di più. Sì, quella che vuoi, Carmen. Ecco, una di queste. Ecco, questa è molto bella. Ti sei rimbambito, ma... Che ti succede? No, niente, è che non capisco un accidente di quello che dice quel tipo. Tutto il tempo che hai passato con quelle svergognate avresti potuto imparare un po' di lingua. Ci chiamano. Ah, sì? Andiamo. E tu come lo sai? Non lo senti, che sei sordo. Ma come vuoi che capisca? No, andiamo, un po' di... Parlano in ostrogoto. Look, our photographer.
Hello. Hello. Salve. How are you? Qui. Sediamoci qui che si vede bene. Ecco. No, mettiamoci un po' più là. Andiamo. Un po' più là? Sì, certo. Ecco. No, no, lì nell'angolo che si vede l'acqua. Si vede l'acqua. Dai, coraggio, che qui si sta più freschi. Ruhe bitte. Sie befinden sich vor dem Martel See, der ist 200 Meter lang e 15 Meter tief ist. Sie werden jetzt eine Fantasie aus Licht und Musik. Ma qualche volta dovrebbero spiegare le cose in modo da farle capire a tutti, no? È quello che dico io. Anche loro non capiscono niente. Non sono molto portato. Sono in viaggio di nozze, la sì. Ma abbiamo già un bambino. Accidenti, che l'hanno fatto presto. Succede. Cretino. Ti piace? Sì, però ho paura. Stai attenta che adesso esce il vampiro della grotta. Smettila, mi hai fatto paura. Sta fermo, c'è la gente, cosa ci guarda. Importa? Guarda, guarda, guarda quanto gliene importa la gente. Beh, che c'entra. E poi quelli lì sono stranieri. All'estero è una cosa naturale. Se io chiedessi un bacio a questa ragazza, me lo darebbe. Ma sì? Ma sì, certo. Senta, signorina, per favore. Avanti, chiediglielo. Lei è straniera? Sì, indonesiana. Piacere. Hai visto? Sono cattolici, per loro è peccato. Il signor José Luis Rodríguez. Il signor José Luis Rodríguez. Il signor José Luis Rodríguez è pregato, se si trova tra gli spettatori, di presentarsi all'imbarcadero. Il signor José Luis Rodríguez. Chiamano me. Vuoi scommettere che quello è morto? Il signor José Luis Rodríguez. Il signor José Luis Rodríguez. Si prega il signor José Luis Rodríguez, se si trova tra gli spettatori, di voler cortesemente presentarsi all'imbarcadero. Signor José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez. Per favore, signor José Luis Rodríguez. È morto. Chi? È morto. E lei, José Luis Rodríguez? Questa è mia moglie. Venga con me sulla barca. Carmen, devo andar via. Aspetta, aspetta, io vengo con te. No, no, tu stai qui. Scusi. Aspetta, io ti accompagno, non ti lascio andare solo. Aspetta, mi vengo con te. Carmen, stai buona, guarda lo spettacolo. José Luis. José Luis. Avverti tuo padre. Sì, sì, sì. Ma come lo avverto se resto qua? Fai quello che vuoi, ma avvertilo subito. E che gli devo dire quando lo vedo? Che gli dico? Digli di venire subito alla prigione. Per carità, che venga. Va bene, sta tranquillo, eh. Non ti preoccupare. Silenzio. Ma lei non sa se è morto? Noi abbiamo l'ordine di accompagnarla alla prigione provinciale. Senta, sta bene a quest'altezza? Dica. Eh? Sta bene a quest'altezza? E che ne so io? Faccia lei. Io aspetto fino all'ultimo momento. Che ore sono, per favore? Le 5:05. Le 5. La sedia? No, no, grazie. Preferisco stare in piedi. Mamma mia, quanto è. Tanto si arriva alla grazia. Gianmartin, l'aspettano in parlatorio. A chi, a me? No, al signore. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Il condannato ha detto che non ha mai bevuto dello champagne e io mi sono permesso di... Da parte mia non ho obiezioni, ci vorrebbe l'autorizzazione dell'economato, ma trattandosi di lei faremo un'eccezione. Molto gentile, tante grazie.
Bisogna riconoscere che il poveretto si comporta con molta dignità. Sì, impressionante, sì. Impressionante. Che c'è, Giovanni? Mi scusi, signor Marchese, ma ho fatto tardi perché la signora Marchesa aveva le chiavi della cantina e abbiamo dovuto svegliarla. Sì, sì. È francese? Sì, signor Marchese. Loro hanno un po' di ghiaccio, vero? Vedremo. Credo di sì, signor Marchese. Perfetto. L'ideale perfetto. Sarebbe metterlo in un secchiello. Desiderava, sarebbe... però, signor Marchese. Niente, niente. Finiremo molto presto. Bene. E quello chi è? Una visita per il boia. L'hai avvisato? Sì, signore. Un momento. Devo parlare un momento con quel signore. Grazie. Cos'è, Luis? Amadeo, Amadeo. Che cosa succede? Dimmi. Mi hanno fatto preparare tutto. Calma, venga lì, calma. Adesso, entri, per favore. Senti, devi essere tranquillo. Che? Te l'ho detto mille volte. Vedrai, arriverà la grazia. No, no, non arriva, l'ho già chiesto. Non arriva la grazia. Non gli dare retta, rispondono sempre così. Ah. Come sei? Sì. Guarda che la vite di destra è spanata. Stringila, altrimenti i ferri scivolano lungo il palo. La vite? Ma cosa vuole che me ne importi della vite? Tu aspetta. Senti. Se non hai il coraggio, di che ti dimetti. Faccia entrare questo signore, mio suocero. Lui è il boia vero. No, 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 il regolamento. Ma glielo chiedo perché... Bisogna aspettare fino all'ultimo momento. Dai, non comportarti da donnetta. Ma che donnetta, un corno? Signore, per favore, sia gentile. Aprà la porta, lo faccia entrare. Ha 40 anni di servizio, su, conosce andiamo, bene il mestiere. Venga per un bicchierino, eh? Vedrà che le passerà no, tutto. No, gli passerà ti aspettiamo tutto. Al piroscafo, hai capito? Quando esci, fatti portare là. Hai capito, cos'è Luis? Al piroscafo! Ti aspettiamo al piroscafo! Senta, signore, abbiano un po' di pazienza con lui. Sì. È la prima volta. Sì. Ah, e che non si dimentichi di stringere la vite, va eh? Bene. Grazie. Si sente male? Chi? Dico, si sente male. No, sto bene. Voglio solo andarmene. Avanti, poi berrà un bicchierino. Sì, coraggio. Ma non importa. Siamo arrivati. Dove? Il condannato. Non vuole vederlo? No, 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 non voglio vederlo. Meglio e che invece no. Deve farlo, si fa sempre. Vada. Sì. Coraggio, vada. Non si vede niente, è tutto nero. Se hanno bisogno di qualcosa, mi chiamino. Buongiorno. Buongiorno. Padre, non sa niente della grazia, non per favore. Non si sa niente. Non si sa mai quando arriva. Non si sa niente. Padre, e quando si saprà calma, qualche figliolo, cosa? Calma, figliolo, calma. Si arriva. Attendiamo la parola sì. Di Dio. Sì, però se telefona al ministero, senta, lì forse già lo sanno. Non può saperlo il padre, lo sanno solo in direzione. Su, andiamo. Sì. È fredda? Sì, l'ho presa in corso. Va bene, basta così. Vorrei sapere a che cosa brinderà con lo champagne. Boh, andiamo. Il caffè alle 6. Oggi è un giorno come tutti gli altri, intesi? Sì, certo. Per voi. Buongiorno. Una tazza. Si secca qua. Ecco qua. Si secca. È pronto il caffè? Sì. Una tazza per questo signore. Dica un po', quello è il boia. Sì. Ah, per lui. Vieni, Manuel, portaglielo tu. Senti. Ehi, tu. Quanto guadagni oggi? Io ho ucciso uno e mi hanno dato questa. Tieni. Prima tante storie e adesso non la vuole più. Tieni, portala in magazzino. In questi casi è meglio il cognac. In questi casi è meglio niente. Vieni. Grazie. Sono arrivati i magistrati, portalo di là. Beh, è arrivato il momento. Il momento di che? Di andare. E allora, la grazia... Ma che grazia, su, andiamo, andiamo. No. Su. No, no. Ma dove va? Ehi, dove va? La porta, per favore, dov'è la porta? Per uscire. Ah. Io me ne torno a Madrid. Non voglio sapere più niente. Io ho aspettato fino all'ultimo momento. Ah, e se vogliono l'appartamento, se lo prendano pure. Non trovo la porta, ma dove si esce qui? Sì, calmi, andiamo. Vuole un altro po' di cognac o una tazzina no, di caffè? Un foglio, un pezzo di carta, per piacere. Prenda nota. L'appartamento, mia moglie, il bambino, niente.
tutti in mezzo alla strada. Ma si prenda nota che io mi dimetto. Ah, e se devo restituire i soldi, io li restituisco. Non li voglio quei soldi. Vediamo un po'. Come si chiama? José Luis Rodríguez, ma non importa perché io me ne vado. Tra uomini ci si intende parlando, José Luis. Come? Le hanno dato un cognac? Ha preso qualche cosa? Portate lo champagne. Allora, lo champagne. Mi dica, che cosa le succede? Tutto per colpa dell'appartamento. Siccome mio suocero andava in pensione, non ce lo davano. Suo suocero? Sì, Amadeo, il boia. Ah, sì, sì. 40 anni di servizio. Per questo io dicevo di lasciarlo entrare, capito? Dica, dica. Sì. Una muratis? Grazie. Il fatto è che io facevo il becchino. Le ragazze, è logico, non uscivano volentieri con me. Allora Carmen, dato che era la figlia del boia, anche per lei non era facile. No, non è che io non l'amassi. Non aveva mai visto il mare. E un giorno Amadeo, il papà della figlia, Amadeo ci sorprese in camera mentre... Beh, sa, sono cose che succedono. Allora, siccome Carmen era incinta, Amadeo mi convinse che per non perdere l'appartamento, un appartamento molto bello, un poco lontano, ma dato che io ho la moto non devo prendere il tram, per me andava benissimo. Allora suo suocero, non essendo più boia, avrebbe perso l'appartamento. Eh già, e scusi, Amadeo... signor direttore, possiamo aprire questa bottiglia? È quella Amadeo... del signor Marchese. Sì, sì, come no. Signor direttore, due allora bicchieri. Lui mi convinse a prendere il suo posto, ma io non volevo, io volevo andare in Germania, capisce? Signor direttore, da quando mi sono sposato mio fratello non mi parla più. Anche prima parlava poco, ma almeno buongiorno, buonasera. Tenga. Che? Ma io volevo bene a Carmen, lei stava per avere il bambino, ecco perché Amadeo mi convinse. Ma che fa? Ecco perché Amadeo mi convinse a fare la domanda. E così mi disse che avrei potuto avere la paga e l'appartamento. E quando sarebbe arrivato questo momento io... Senta... Dica, dica. Sì, disse che all'ultimo momento io potevo presentare le dimissioni. Continui, continui. Io mi voglio dimettere. Insomma, non posso già, fare il voglio. Se lei si dimette, perde l'appartamento. Ma a me non me ne importa niente dell'appartamento. Io vado per la strada. Voglio soltanto un foglio di carta per scrivere le dimissioni. Un momento, per favore. Io voglio vivere tranquillo con mia moglie e mio figlio. Carmen è molto buona, sa. Guardi, questa è Carmen e questo è mio figlio. Guardi. Qui aveva 3 mesi e questo è Amadeo, il boia, 40 anni di servizio. Sta qui alla pensione Brosseta. Se voi aspettate, io lo faccio chiamare, lui viene subito. Guardate, la moglie e il bambino... del boia. È davvero molto bello. E questo chi sarà? Il prete. No, no, questa non è della famiglia. È un'amica di Carmen. L'abbiamo fatta quando... Senta, faccia preparare il condannato e cerchiamo di sbrigarci. Sì. Questo è il giorno delle nozze. Sì, e questa l'abbiamo fatta al battesimo. José Luis, figliuolo. Sì, sì. Lei è un uomo. Sì. Io sono un uomo. Sì. Anche il condannato è un uomo. Sì, certo. E detto fra uomini, qual è il problema del condannato? La grazia. No... Quello di finirla al più presto. Ma perché? Lei dice che vuol dare le dimissioni. Sì, io sì. Le dovrei trasmettere al ministero, tentare sì. Di parlare con i superiori per ottenere l'invio di un altro boia. Sì, è meglio, è meglio. Io posso farlo indiscutibilmente. Certo. Ma lei sa come vanno queste faccende burocratiche. No, non lo so, non Il lavoro intendo. Si accumula, passa sì. Un giorno, ne passano due, sì. Passa una settimana, il condannato non può aspettare. Ma perché? Non può aspettare. Ma proprio per una questione di rassegnazione. Sì. Il condannato si è confessato, si è comunicato, sì. Con grande edificazione di tutti. È un'anima in grazia di Dio. Ma chi ci assicura che in questo frattempo, mentre aspettiamo la risposta, quest'uomo non ripiombi nella disperazione? Lei lo trova giusto, José Luis? No, no. Il condannato non può aspettare. No, ma perché? Perché non può aspettare? Perché? Mettetegli una cravatta. Un momento. Voglio andare via. Andiamo. No. Su. Su, andiamo. Su, coraggio. Andiamo. Su, vedrai che non ci vuole niente. Si faccia coraggio. Su. Calma, calma, calma. No, non si è questione di un secondo. Non è il caso, venga. Coraggio. Si calmi. No. Tenga il cappello. Su, andiamo, su.
No. 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 Signor direttore. Signor direttore. Dottore, venga. Cosa c'è? Cosa c'è? José Luis, non è niente, non è niente. Andiamo, si calmi. Padre, padre. Andiamo, José Luis, sì, uomo, sì, forte. Vada, padre, vada dal condannato. Figliolo, non aver paura. Coraggio. E spera. La grazia può sempre arrivare all'ultimo momento. Non siamo noi altri. È la società che esige questa prova. Mi porti un po' d'acqua? Ne vuoi un po' di bumba? Carmen, è tutto finito! Eccolo, è già qui! Hai mangiato niente? Sono preoccupata, ho passato tutta la notte piangendo. Amore, vieni. Prendi il bambino, papà. Attento, ti ho portato un panino. Accidenti, c'è stato un aumento. Non lo faccio più. Non lo faccio più! Ma sì, anch'io ho detto così la prima volta. Tu, andiamo a salutare. Andiamo a salutare. Fai ciao con la manina. Fai ciao. Oh, ciao. Fai ciao. Saluta. Saluta.